centinaia di vespe dall'Italia e dall'estero, un corteo colorato che dal cuore della città di Arezzo si è diretto verso il Casentino. Come ogni primo maggio è tornato il tradizionale appuntamento promosso dal Vespa Club Arezzo, giunto alla 23esima edizione. Benvenuti in questa bellissima location, ma non mi piace in inglese, in questo bellissimo prato, all'ombra proprio sotto, con la protezione del Petrarca. Dopo il ritrovo al prato e la benedizione di Don Alvaro, tutti in sella alle vespe, la parata ha attraversato il centro storico per poi proseguire verso Poppi. Diciamo siamo un pochino meno del solito, siamo circa 250 equipaggi, ma abbiamo alle spalle il raduno mondiale che ci ha un po' declassato come cosa, però va bene 250. Come ogni anno si vanno a scoprire le bellezze della nostra provincia. Certo, ogni anno facciamo il giro delle vallate, quest'anno abbiamo un Casentino, bellissimo tra parentesi Casentino, andremo al Castello di Poppi, dove faremo un incontro, diciamo, fisico del Vasari, che festeggia 450 anni della morte qui a Arezzo, con Dante su e si stringeranno la mano. È l'ennesimo evento sportivo che la nostra città ospita, questo è un evento tradizionale e che porta come sempre anche tutti quei valori aggiunti degli eventi sportivi, delle persone, visitatori che vengono in città. In questo caso l'ambito è provinciale, perché chiaramente abbiamo, come diceva Roberto, questo giro a Poppi con questo anteprima dell'anno vasariano, cosa dove noi puntiamo molto come comune, come fondazione Guido, come fondazione in tour, e quindi ben vengano anche i vespisti da fuori che conosceranno un po' di più sul nostro vasario.